Con il capitano e il vice capitano della squadra. Allora, innanzitutto andiamo nel concreto. Quali sono i valori di questo sport? Sacrificio, gioco di squadra, rispettare l'avversario e rispettare ovviamente anche i propri compagni di squadra. Sono tanto cuore. Tanto cuore. In campo ce ne vuole tanto. E quindi è sicuramente un aspetto fondamentale. Noi pensiamo anche che ci voglia tanta forza fisica, forse più che un valore questo è un aspetto fondamentale. E questo qua lo dimostriamo noi, che io sono così grosso, possiamo dire, il vice capitano è così piccolino, però alla fine nel rugby non conta la forza fisica. Conta però invece l'esperienza, voi siete giovanissimi e si vede. Quali sono state le precedenti esperienze? Tu per esempio, se non mi sbaglio, vieni da esperienze a Castellammare di Stabia, la tua città sostanzialmente natale. Sì, io infatti vengo da Castellammare di Stabia, ho giocato nei Wasps, provengo dai Wasps, però difendo la maglia dell'amatori rugby. Sei il capitano? Sì, sono il capitano della squadra. Quindi una bella responsabilità. Abbastanza. Tu il vice invece, sempre cresciuto nell'amatori o hai avuto altre esperienze? Sempre nell'amatori, e io ho iniziato non da tantissimo tempo, ma da poco. Sostanzialmente sei giovane, quanti anni hai? Ne ho 14. Quindi 3 anni, hai iniziato a 11 anni? Sì, e ho iniziato in under 14 e sono sempre stato in torre, vabbè. Ragazzi, una domanda viene spontanea e ve la faccio. Tu hai iniziato a 11 anni, probabilmente pure tu hai iniziato giovanissimo. Perché il rugby e non per esempio il calcio, visto che si parla sempre di calcio? Questa cosa non si può dire, perché io come tanti è stato mio padre a farmi provare, quindi io è stata una passione che mi ha... Allora è colpa di tuo padre o merito di tuo padre? Merito di mio padre, perché sono molto felice di aver... di praticare rugby invece del calcio. E tu invece? Io invece ho provato anche altri sport, però mai il calcio, perché lo ammetto, con i piedi sono negato. Però quello che mi ha dato il rugby non me l'ha dato nessuno sport. Pensare al rugby e pensare all'aspetto femminile è un po' difficile, e voi invece siete la testimonianza, belle ragazze e soprattutto in uno sport che di solito è sempre inquadrato al maschile. Doganiamo questa immagine. Perfetto, l'abbiamo sdoganata subito. Voi fate parte di questa squadra che ha quale esperienza? Cioè, da quando si è aperto il rugby alle donne? Siamo quasi al quarto anno. Ah, che bello. Diciamo il terzo con campionato effettivo, ma il quarto dal primi allenamenti. Allora, cerchiamo di capirlo subito, che cosa passa nella mente delle ragazze che decidono di fare rugby? Sicuramente è scattato. Fare un'esperienza diversa, nuova, mai fatta, nel senso che di solito ci si approccia sempre ai soliti sport, le solite cose, invece in questo modo con rugby ci si approccia a qualcosa di completamente diverso, di nuovo, e soprattutto che ha valori che negli altri sport non puoi trovare. Quindi, tipo? Tipo, nello stesso momento tu puoi scontrarti con un avversario in campo, anche in maniera dura, volendo, perché comunque è uno sport fisico, uno sport di contatto, però poi ecco un attimo dopo si beve una birra insieme, si mangia qualcosa insieme, si parla, si fa amicizia, e con ragazze di qualsiasi parte d'Italia, quindi questa sicuramente si allargano i propri orizzonti. C'è il famoso terzo tempo nel rugby. Esattamente, la parte fondamentale. La parte più bella, uno scende di casa e dice faccio il terzo tempo, almeno in quello riesco a vincere. Certo, è un po' tutto, si vive tutto, si sta in famiglia, si sta tra amiche, è un bellissimo clima, questo è quello che conta. Ma toglietici una curiosità, perché ovviamente voi avete fatto esperienza nel rugby, ma avete anche una vita sociale, certo. Possibilmente fidanzati, ma quando dite ai ragazzi che escono con voi, io faccio rugby, loro come mi guardano? Non lo dirai, ragazzi. Siamo un buon esempio, no. Siamo fidanzati rugbyste, ma casualmente, è stato un caso. Però. Prima il rugby o prima l'amore? Per me prima il rugby, è bene il contrario. Ah, quindi in qualche modo potresti anche fare la classica fidanzata bravi bravi a dire no, voglio giocare, basta, è troppo coinvolgente. E lui fa brava brava? Sì, ma mi corregge. Più bravo lui o più bravo tu? Lui gioca da quando ha 13 anni praticamente, quindi. Andiamo a proposito di 13 anni ai ragazzi invece, all'under 14, giovanissimi e si vede ovviamente. Allora, quest'anno?
prospettive, obiettivi? Sì, divertirsi innanzitutto e possibilmente vincere. Ah, quindi non è che l'importante è divertirsi, l'importante è vincere comunque. No, l'importante nel rugby è soprattutto divertirsi e anche vincere, però viene prima il divertirsi. Perché lui suggerisce, dice no, vince, io voglio vincere. No, è vincere divertendosi alla fine. Perfetto, perché è più divertente ovviamente vincere che perdere. Sì, sì. Se uno si diverte a perdere può essere una consolazione, però. Vincendo alla fine ci divertiamo anche di più, ma anche perdendo ci possiamo divertire, perché l'importante è giocare. L'Under 18 è un passo dalla prima squadra, quindi in qualche modo sentite il profumo di prima squadra, sempre se non l'avete già toccata. Sì, sì, noi ogni venerdì giochiamo contro la prima squadra, quindi già sappiamo l'ambiente com'è, e alcuni di noi, infatti i 96 più grandi, già giocano e vengono convocati con la prima squadra. Invece siete? Under 18. No, come anno di nascita. Ah, no, io sono 96. Io 97. Quindi tu puoi essere, sei vicino a poter entrare in prima squadra. Non è ancora toccato, non hai ancora fatto le sorti in prima squadra. No, quest'anno però penso che... Ci conti? Convoca. Sì, sì. Assolutamente, oramai, l'hai detto poco per dire, se non mi convocano li faccio male. Sì, sì, infatti è uno dei primi pensieri questo. Invece nel vostro campionato qual è l'obiettivo stagionale? Ah, ovviamente quest'anno puntiamo al primo posto, anche perché abbiamo cambiato coach, la squadra è molto unita, cercheremo di arrivare al primo posto. Lui è un po' presuntuoso, il primo posto significa essere più bravi di tutti, siete più bravi di tutti. Sicuramente è difficile, non abbiamo la presunzione di essere più bravi di tutti, però sicuramente ci proveremo, ci prefiggiamo obiettivi alti sicuramente. Alti. Voi siete già abbastanza alti, ancora più alti. Sì. Obiettivo primo posto e obiettivo prima squadra, quindi tutto primo. Sì, sì, sì. Quest'anno questi saranno i nostri obiettivi. Adesso ci siamo, abbiamo fatto un po' le trafile di tutte quelle che sono le varie squadre. Voi siete la prima squadra, quindi in qualche modo dovete portare il vessillo. Quest'anno in Serie C con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di creare un gruppo sempre più stabile, più solido. Abbiamo avuto parecchi giovani che dalla serie Under 18 sono saliti in prima squadra, quindi dobbiamo consolidare questo gruppo per poter poi crescere. Il progetto già quest'anno è cominciato nel migliore dei modi, abbiamo avuto un preparatore atletico a nostra disposizione che ci ha seguito tutta durante la preparazione atletica e abbiamo anche avuto la possibilità di avere una palestra per le nostre attività, quindi la società sta crescendo proprio per fare in modo che questi giovani, oltre al gruppo già preesistente della Seniores, possa comunque creare un po' di movimento, un po' di profili un po' più competenti, di atleti più formati per poter fare un campionato di un certo livello. Campionato di un certo livello, ma il capitano è rimasto un po' abbottonato alla fine. Io chiedevo qual è l'obiettivo della prima squadra, dove vi collocate in una ipotetica classifica. Allora, il campionato di Serie C1 quest'anno è un po' più difficile, però... E lui mette le mani avanti, da rugbista, tutti bravi. No, okay. L'obiettivo è vincere. Ecco qua, finalmente. Vincere tutte le partite, sinceramente, quindi se si vince sempre l'obiettivo è di salire, di andare in una categoria ancora più su... Ma guardando un po' la concorrenza, quante speranze ci sono? Rispetto all'anno scorso è un po' più difficile, però noi ce le giochiamo, sarà anche più bello. Ragazzi scaramantici, capitano, qua li dobbiamo spronare. Voi giocate le partite interne all'Amerigo Liguori, sì. Quando si parte con la stagione? La prima domenica di ottobre. Già è stato stilato il calendario? Il calendario di massima con gli impegni domenicali, ma non ancora il calendario. Però sappiamo che già giocheremo tutte le domeniche di ottobre e credo la prima di novembre. È un cambiato un po' di tutto perché è strutturato con poche squadre nella prima fase, nella fase iniziale, per poi andare alla seconda fase dopo febbraio, che saranno molte più partite più serrate.
voglio tornare sull'obiettivo, non che mettiamo le mani avanti, il problema è che nel rugby non si parte, cioè ogni partita va giocata, ogni partita va vinta sul campo, quindi io ho molta fiducia nei ragazzi, soprattutto, ripeto, nei giovani che sono il nostro futuro. Noi ci confrontiamo molto anche con l'under 18, facciamo delle amichevoli, sono ragazzi veramente di valore che stanno avendo una crescita davvero esponenziale rispetto agli anni passati, quindi so che possiamo contare su loro e sugli anziani, tra cui anche io, diciamo che faccio parte degli anziani, quindi sicuramente abbiamo un bel gruppo, possiamo fare tanto, però ripeto, nel rugby ogni partita va giocata, ogni domenica sul campo è vinta partita dopo partita. Amatori per veri amatori, facciamo allora un appello conclusivo ai tifosi. Seguiteci, la vostra città, la nostra città, quello che ci manca è il pubblico, veramente ci serve un sostegno del genere. Sindaco, la passione per lo sport è notoria, ma adesso si trova con tutti questi ragazzi che, oltre a fare sport, esprimono anche un entusiasmo che è davvero coinvolgente. Sì, questo è veramente un grande piacere, vedere che anche sport un po' meno noti, ma sicuramente affascinanti e appassionanti, e credo che il rugby sia tra gli sport più appassionanti, anche per il clima di lotta duro ma di grande amicizia che si crea tra gli antagonisti, ed è affascinante che anche a Torre de Greca sta prendendo piede, ormai è storica questa società che da tantissimi anni sta portando avanti il rugby, mi fa piacere che anche diciamo, la categoria femminile e soprattutto i più giovani si stanno affezionando a questo sport. Noi sappiamo benissimo che siamo carenti dall'offerta di strutture sportive, su questa è una grande sfida, certo, da non poter dare risposte immediate, ma speriamo che col tempo possiamo dare a questa società anche tutto il supporto che effettivamente hanno bisogno. Già aver messo comunque in qualche modo a disposizione il Liguori è importante, ovviamente servirà anche un'attenzione, perché no, magari anche qualche partita dove il sindaco potrà essere presente per poterla vedere questa squadra dal vivo. Sicuramente. Confesso che il rugby è stata sempre la mia passione proibita, non avendo il fisico adatto al fallo, però è veramente un sport entusiasmante per questo scontro fisico, ma anche il grande rispetto che c'è tra gli avversari e per come si completano quasi tutte le partite, possiamo dire. Quindi sicuramente il mio impegno è che almeno in qualche partita di cartello sarò presente.